È la seconda, il secondo appuntamento, quest'anno diamo un taglio diverso, mentre l'anno scorso siamo andati a vedere, proprio siamo andati nel cuore delle cave con i portavoci in Parlamento del Movimento 5 Stelle, quest'anno con i portavoce del Movimento Locale andiamo a vedere quali sono i riflessi dalle cave lungo le strade comunali che accompagnano alle cave. Siamo lungo la strada dei Canaloni di Colonnata. Qui abbiamo un ottimo campionario della situazione che andremo a vedere, delle situazioni che andremo a incontrare prossimamente. Abbiamo una parete vecchia che è servita appunto per contenere il ravaneto. Abbiamo una parete nuova per in qualche modo cercare di contenere le nuove scavazioni con i detriti. Qui abbiamo una gettata di cemento perché a ogni pioggia l'acqua si porta via di tutto. Qui abbiamo un canale di cemento che dovrebbe raccogliere buona parte dell'acqua, ma vi rendete conto che buona parte dell'acqua in realtà va lungo la strada, non segue questo canaletto. Poi noi dobbiamo mettere in sicurezza la città per le piene duecentennali. Ora, che le piene duecentennali possano passare in questa zona, in questa canaletta qua e in quella lì, il professor Seminara ci dovrebbe spiegare un attimino se forse non sarebbe il caso di intervenire a monte più che intervenire a valle sui ponti, no? Poi qui abbiamo, come vedete, un'altra discarica di detriti incontrollata assolutamente. Vedete che questo canale di cemento porta in un buco, e questo buco, ne troveremo altri lungo la strada, serve per raccogliere le acque. Ora è chiaro che se si tratta di acque, diciamo, meteoriche, non di particolare entità, indubbiamente il buco fa la sua funzione, raccoglie molta acqua, fango più che acqua, fa da filtro, e l'acqua la ritroveremo più a valle filtrata, ma capite bene che più ci avvicineremo alle sorgenti più l'azione di filtraggio del terreno sarà sempre più precaria. Per completare la situazione, qui alla mia sinistra vedete questa bellissima discarica di terre, si vede dal colore. Più a sinistra invece si tratta per lo più di detriti, però sono anche quelli detriti ricchissimi di terre. Chiaro che quando ci sono le piogge intense, le terre mescolate all'acqua fanno da fango e facilitano la discesa dei detriti. Considerate che all'ultima alluvione del 2014 il comune di Carrara, solo per ripristino in massima sicurezza, diciamo così, solo per la rimozione dei detriti, ha speso 50.000 euro solo per la rimozione dei detriti da questa strada, ok? E questo è solo una parte dei problemi che andremo a vedere. Se poi ci guardiamo verso valle, qui davanti a noi abbiamo, si vede bene il campanile di Colonnata, ci rendiamo conto che la strada in realtà non è una strada, è il canale. Cioè, al posto del canale troviamo la strada. Il canale è confinato a queste due pseudo canalette laterali che abbiamo già visto dai detriti che sono lungo la strada e non vengono utilizzate dall'acqua, perché l'acqua si fa sul percorso, e sul percorso oggi è la strada. Cioè, quello che dovrebbe essere il canale dove passa l'acqua oggi è diventato una strada. Capite bene che quando l'acqua corre lungo la strada anziché correre lungo un canale ha delle velocità che sono leggermente diverse. Siamo leggermente scesi, abbiamo finalmente il canale. Finalmente il canale, peccato che il canale raccoglie soltanto l'acqua di quella canaletta che abbiamo visto prima sul lato destro della strada scendendo, e quindi raccoglie ben poca cosa. Ancora una volta si dimostra che l'acqua passa lungo la strada, perché si vede bene
dai sassi, dai detriti che sono lasciati lungo proprio questo guardrail, e quindi nemmeno le ruspe riescono a pulire e quindi rimane qui. Se ci fate caso, qua abbiamo una parte di canale, ma un'altra parte di canale stavolta l'abbiamo di qua, cioè finalmente abbiamo il canale, cominciamo a vedere quello che è il canale. Peccato che qui siamo sulla sponda sinistra, sul lato sinistro della strada. Se andate a vedere sotto, c'è la possibilità di scendere, non c'è nessun ponticello che permetta all'eventuale l'acqua che scende dal monte da questo versante di arrivare da questa parte. Non c'è, perché all'epoca, quando hanno costruito la strada, si vede che non ce n'era bisogno. Oggi direi che invece è fondamentale, proprio perché sappiamo che buona parte dell'acqua scende lungo la strada, e invece ci sarebbe da ripristinare il canale. Considerate che qui siamo in un canale che è registrato tra i canali della rete idrografica del Carione. Non è che qui siamo in una zona dove effettivamente il canale è registrato. Peccato che il canale, abbiamo visto, è occupato dalla strada, quindi fa probabilmente tutte e due, è un canale strada, una strada canale, scegliete voi. Il problema qual è? Che l'acqua in realtà viene velocizzata, senza contare che, ripeto, il comune ha speso con l'ultima alluvione 50.000 euro solo per togliere detriti dalla strada. Sinceramente, forse quei soldi lì magari dovrebbe pagarli qualcun altro, che dite, anziché tirarli fuori con i nostri soldi. Siamo nell'unica parvenza di canale che abbiamo in questa strada. In realtà è stata concepita questa come una vasca di raccolta delle acque che filtrano nel sottosuolo. Quelle che invece non filtrano prendono questa canalina, in parte realizzata in cemento armato, che appunto sacrifica ancora una volta lo scorrere delle acque, impedendone così il regolare decorso. Se andiamo a vedere, questa canalina in realtà è piena di detriti. Qui è naturale, in questa parte è cementata, poi piano piano si restringe per diventare completamente di cemento armato. Ma vedete bene come in realtà stiamo camminando sopra dei detriti, detriti per circa un metro di altezza. Siamo ancora in mezzo, camminiamo ancora sui detriti. Come mangiare il brodo di Giuseppe? Che ci dico la mattina? Qui cambiano le pendenze, i detriti salgono sempre di più, fino ad arrivare a una griglia che dovrebbe fermare i detriti. Guardate, io ho una foto di 2 anni fa in cui era già così, adesso è ancora così perché nessuno fa la manutenzione. Qui abbiamo una seconda griglia ancora più alta, anche questa completamente colma di detriti. Qui siamo a un'altezza di oltre un metro di detriti, e poi 2 tubicini di scarico che poi riaffioreranno un po' più avanti davanti a quella casa. Ancora una volta qui abbiamo detriti lungo la carreggiata stradale, quindi segno ancora una volta che l'acqua segue anche altri percorsi. Allora, qui abbiamo di nuovo l'uscita del famoso canale di cemento che abbiamo visto prima. Come vedete, questo, che potrebbe anche essere un alveo naturale, risente del problema di un ravanetto che ha qualche difficoltà a mantenersi stabile. Abbiamo tutta una serie di detriti e addirittura l'acqua sta scalzando un palo dell'Enel. Ma quello che più conta vedere è intanto le discariche qui lungo la strada, che probabilmente si tratta di detriti che vengono tolti a ogni pioggia forte, ma soprattutto quella che era la vecchia strada. Qui abbiamo la vecchia strada che è stata letteralmente portata via dall'acqua. E che cosa hanno pensato bene di fare? Di costruire una seconda strada praticamente occupando l'alveo del canale. Cioè, quello che non avrebbero dovuto fare sono riusciti a farlo. Anziché ripristinare questa vecchia strada, che era, se non altro, a un'altezza di un metro e mezzo a seconda delle zone, dei punti, hanno pensato bene di andare a occupare letteralmente il canale.
E quindi ancora una volta ci ritroviamo in queste situazioni. Poi tra l'altro c'è da dire che qua il canale che scende da dove abbiamo visto prima, in realtà non ha uno sbocco, cioè è letteralmente interrotto dalla strada, per cui viene da pensare che o prende la vecchia strada o di nuovo ritorna nel suo corso naturale che gli è stato occupato dalla strada. Qui non c'è nemmeno una vasca di raccolta delle acque di scorrimento. Faccio notare che qui dove mi trovo io in realtà sono su un terrapieno. Questo terrapieno è stato realizzato con i detriti tolti dall'ultima alluvione, quella del 2014, è stato posizionato qui per benino, come vedete è anche un bel lavoretto fatto proprio come si deve. Il comune, per ripristinare questa strada durante l'alluvione, ha speso qualcosa come 200.000 euro. Capite bene che questa sistemazione qua è molto fragile. Basta che ritorni una piena di quelle che ci aspettiamo che vengano normalmente durante la stagione delle piogge, e questo chiaramente verrà tutto riportato ancora più a valle. A valle abbiamo visto che cosa succede: il canale incontra la strada che va alle cave e come per magia sparisce di nuovo, stavolta senza nemmeno una vasca di raccolta, o meglio, se c'era una vasca di raccolta, la vasca è letteralmente scomparsa, perché la manutenzione in realtà non viene assolutamente fatta. Allora, qui siamo al bivio che porta alle cave di Gioia. Ancora una volta, se ci guardiamo alle spalle, il canale è scomparso, perché la strada ancora una volta occupa lo spazio del canale, per cui qui le acque, quando piove, non hanno grosse difficoltà a scegliersi la strada, passano lungo appunto la strada asfaltata. Come vedete, i miei piedi c'è pieno di terra e di fanghi, quindi significa che questa strada che viene dalle cave di Gioia, che ha tra l'altro qui dietro tutta una serie di vasche di raccolta delle acque piovane e di quindi decantazione delle acque, in realtà non funziona, altrimenti questa sarebbe una strada pulita, come del resto abbiamo visto più a monte. In realtà vediamo che è tutto pieno di fango. Più in là, dall'altra parte della strada, abbiamo l'ennesima discarica di terre che sono state raccolte durante le varie alluvioni, che ovviamente portano acqua, terre, sassi e fanghi lungo la strada comunale, e non si trova niente di meglio che posizionarle ai lati della strada comunale. Questa invece dovrebbe essere una strada pulita. Oggi è piovuto, è venuto qualche goccetto d'acqua, vediamo in che condizioni è. Allora, qui siamo ai Ponti di Vara, siamo in una delle aree SIN, sito di interesse nazionale, destinato alla bonifica, perché la situazione è tale per cui le sorgenti che sono qua a valle, le sorgenti diciamo cosiddette di Miseglia, sono inquinate dalle terre. Tant'è vero che qui vedete, se andiamo a confrontare la foto di oggi con quella di qualche anno fa, qui è stato rimosso un ravaneto. Era un ravaneto che è stato rimosso siccome inquinava le sorgenti. Appunto, ci sono voluti 10 anni, perché la delibera del Ministero dell'Ambiente del 94, quindi dal 94 a oggi, anzi 20 anni sono voluti per arrivare alla rimozione del ravaneto, per non inquinare le sorgenti. Peccato che pochi metri più a monte si sta riformando un nuovo ravaneto. Bene, delle politiche del SIN se ne occupa l'ufficio ambiente del comune, invece delle discariche, dei ravaneti nuovi, se ne occupa l'ufficio marmo. Cioè, un ufficio fa una cosa, l'altro ufficio fa esattamente la cosa opposta, per cui ha autorizzato l'apertura di un nuovo fronte di escavazione. Da lassù, come vedete, vengono letteralmente buttate terre, più che sassi, terre, poi vengono a loro volta buttate qua sotto e si è ricreata un'altra discarica, come vedete, dove le terre indubbiamente abbondano. Poi cosa c'è da dire? Se guardate bene, vi affacciate, qui c'è un canale di cemento armato. Il canale di cemento armato è di nuovo
la soluzione che il comune ha trovato per ripristinare il canale naturale. Canale naturale che ovviamente scende da tutto il bacino di Fantiscritti, che non è proprio piccolo, e però è stato invaso dai detriti, dalle discariche, dai ravaneti, e oggi riaffiora più o meno a questa altezza. Il canale di cemento armato deve servire per raccogliere queste acque che escono dal ravaneto. In realtà, se noi andassimo sul canale, ci renderemmo conto che è ormai quasi tutto invaso dalla fanghiglia, per cui poi alla fine la sua capacità di raccolta delle acque è quella che è. Il tutto per salvaguardare la possibilità di continuare a scavare questa cava, che altrimenti funzionerebbe da raccolta di acque, che è quello che dovrebbe fare per salvare la città dalle alluvioni. Cioè, questa potrebbe essere una di quelle cave a pozzo che potrebbe effettivamente fare da raccolta delle acque nei momenti di grossa precipitazione, per raccogliere appunto una bella quantità di acqua, trattenerla, fare in modo che il canale che si raccoglie poco sopra Miseglia e che abbiamo incrociato e non ce ne siamo accorti salendo stamattina, non ce ne siamo accorti perché ovviamente è tombato, quindi non si vede, in modo tale che questo canale non dia nel momento di piena il suo contributo, ma lo dia in una fase successiva, quando la piena ormai è già passata. Ma andiamo a valle, perché il SIN non è finito, non era solo questa parte qua. Il SIN riguarda anche questa parte qua, su cui vedete stanno facendo i lavori. A distanza di 20 anni finalmente sono a fare i lavori. Che cosa stanno facendo? Allora, intanto la filosofia è sempre la solita. Se guardate, stanno realizzando un canale artificiale. Perché i canali artificiali ci piacciono perché ci va più cemento, ci vanno sassi, cioè c'è più lavoro, c'è qualche soldo in più da spendere, anche se l'appalto è stato affidato con un ribasso d'asta di circa il 50%, il che qualche problema in effetti, almeno a me personalmente, lo suscita. Non so se anche a voi. Comunque, lì stanno realizzando questo canale di cemento. Come vedete, stanno usando moltissime terre, perché le terre, almeno le togliamo dalle cave, le terre vengono messe perché poi verranno coperte con le geostuoie, o come si chiamano, perché poi facciamo una rivegetazione così non proprio naturale, ma artificiale. Considerate poi, dopo ci sposteremo qui in là e lo vedremo meglio, che poi queste acque qua raccolgono anche il canale artificiale, che in questo tratto deve ancora essere realizzato, si congiungeranno per portare le acque nel carione poco a monte delle sorgenti. Ma che cosa succede? Mentre l'ufficio ambiente sta facendo questi lavori per la messa in sicurezza delle sorgenti, l'ufficio marmo, come vedete, fa realizzare la vagliatura delle terre e dei detriti nello stesso luogo. Cioè, è paradossale vedere come due uffici si muovono in modi diversi, in direzioni diverse. Allora, siamo sull'altro ponte, l'altro viadotto dei ponti di Vara, quello che viene da Miseglia. Come vedete, qua di nuovo abbiamo abbondanza di terre e sassi, detriti vari, che vengono portati dalle piogge. Quindi vuol dire che la regimazione è da fare. È in progetto la realizzazione di canalette a monte, vedremo come verranno realizzate, perché se tanto mi dà tanto sarà un po' problematica. Allora, qua intanto vediamo bene la mega discarica di terre che continuano a venire abbondantemente profuse dalle cave soprastanti. Come vedete, sono per lo più terre, tante terre poche scaglie, che ovviamente finiscono sempre nell'area del SIN, che è da questa parte. Quindi sinceramente è inutile che si vada a rimediare a valle quando poi a monte si continua a fare la stessa cosa. Qui continuiamo a guardare l'area che avevamo visto prima, adesso ci affacciamo e possiamo vederla in modo un pochino più approfondito. Vediamo che in questa zona qua ci sono soltanto terre. Questa discarica qua che vedete sono le terre, i detriti che vengono scaricati quando il piazzale
qui dei ponti di Vara si riempie a ogni pioggia forte, la scaricano di sotto come se niente fosse, tanto non è mica un problema, è un'area SIN, per cui figuriamoci, non c'è problema. Qui vedete le terre che ci sono, è il paradiso delle terre, peccato che le sorgenti sono inquinate dalle terre, dalla marmettola, quindi è inutile andare a vagliare le terre in un'area SIN dove l'ufficio ambiente sta facendo una risistemazione per evitare che le sorgenti si riempiano di terre. Vedete poi questi terrapieni che verranno coperti con delle stuoie su cui dovranno nascere le nuove piantine che per qualche anno qualcuno verrà ad annaffiare periodicamente. Vi potete immaginare quale speranza possiamo avere che queste piantine possano attecchire nel momento in cui, soprattutto d'estate, saranno per dei mesi senza ricevere una sola goccia d'acqua, va bene? E laggiù vedete che ancora di nuovo terre, terre, terre. Eppure più ci avviciniamo laggiù e più siamo vicino alle sorgenti. In che cosa consiste il progetto? Il progetto consiste nella realizzazione di un canale di cemento armato. Poi, come vedete, ci hanno fatto una gettata con i sassi di marmo, le scaglie per poterlo, diciamo, in qualche modo rendere più appetibile, più bellino, più adatto all'ambiente circostante e contemporaneamente trattenere le acque. Sì. Ora considerate che quei sassi lì gettati nel cemento, e là si vede bene con quale profondità abbiano quei sassi, alla prima pioggia forte l'acqua se li porta via. Per cui ci ritroveremo di nuovo il letto di cemento e poi si bucherà il letto di cemento e piano piano scaverà. L'unica soluzione che poteva essere accettabile era quella di ripristinare l'alveo naturale del canale con le sue accidentalità, cosa che avrebbe rallentato il flusso dell'acqua, e invece ancora una volta si sceglie questa strada di velocizzarlo con questo palliativo dei sassi cementati, che però, come ho detto, reggeranno ben poco. Allora, anche qui abbiamo avuto un intervento relativo al SIN, perché anche questa area qui, l'area di piastra, era interessata al SIN. In questo caso è stata realizzata una canaletta di scarico, di scolo delle acque, come delle acque piovane lungo la strada, ma qui di nuovo abbiamo la stessa situazione che abbiamo visto i canaloni in colonnata, cioè la strada occupa il posto del canale e quindi la canaletta di scolo del, diciamo, laterale della strada, la strada è insufficiente. Qua riusciamo a vedere bene qual è la filosofia del lavoro. Di nuovo il canale di cemento armato, di nuovo i detriti cementati nel canale. In questo caso i detriti sono molto più grandi, sono sassi molto più di dimensioni di gran lunga maggiori, ma si vede bene che cosa fa l'acqua, se riporta via. Non c'è verso, quando arrivano le piogge forti qua l'acqua scorre con una velocità impressionante, con una forza devastante, e si porta via quello che l'uomo ha realizzato artificialmente. Sono state realizzate anche delle specie di cascatelle in cemento armato, quelle resistono ancora, ma voglio dire, non hanno una grande capacità di trattenere l'acqua. Se noi andassimo più a monte, dove l'acqua corre nel canale di cemento, ci accorgeremmo con quale velocità le acque arrivano a questo punto, che per fortuna l'acqua fa un po' di anse, un po' di curve, quindi in qualche modo la sua forza viene frenata, viene rallentata. Questo è il canale di cemento di cui vi parlavo prima. Come vedete è abbastanza ampio se vogliamo, ma in realtà questo dovrebbe essere il canale naturale, che però è occupato, come vedete, dalla strada. La strada si è letteralmente mangiato il canale. L'uomo ha pensato bene di ridargli un po' di spazio facendo questo canale di cemento armato. Peccato che qua l'acqua, quando arriva in abbondanza, assume una velocità che è spaventosa.
Ma in più vi faccio notare un'altra cosa, qui se guardate di acqua praticamente non ce n'è niente, c'è appena un rivolino d'acqua che scende qua, e invece andiamo a valle di questo ponte, soprattutto qui abbiamo visto prima che di acqua ce n'è molta di più, cioè quindi in realtà sotto questo canale di cemento armato scorre il vero canale che si riprende i suoi spazi. Quindi vi potete immaginare, tra qualche anno comincerà a collassare, perché sotto in realtà comincia a esserci vuoto, regge solo perché c'è il cemento armato che piano piano collassa. Qui vedete che ci sono dei salti un pochino più resistenti, un pochino più alti, qui non c'è nessuna gettata di cemento e sassi, qui è cemento e basta. Allora, qui siamo a Pulcinacchia, come vedete i lavori sono fatti di fresco, perché con l'ultima alluvione qua il gentile dono delle cave soprastanti è venuto giù di tutto e di più, cioè di nuovo la natura si è ripresa il suo corso. Qui c'era la strada asfaltata che consentiva l'accesso alle cave, i ravanetti hanno occluso lo spazio al canale, però durante gli eventi, le grosse bombe d'acqua, la natura si riprende il suo spazio e quindi ha letteralmente buttato all'aria tutto quanto. È franato il ravanetto soprastante, l'acqua ha portato giù di tutto e di più, qui addirittura si è portata via letteralmente la strada. Strada che è stata ricostruita con questa curva, indubbiamente fatta per risparmiare, va bene, perché questo è un intervento a risparmio. Qui sotto c'è uno scatolare, dopo lo vedremo meglio, insufficiente, palesemente insufficiente. Qui vedete la pista da bob, potremmo divertirci a fare una grande scivolata da questo mezzo canale, diciamo, che è stato realizzato. Tra l'altro questo continua a velocizzare le acque in modo impressionante, invece che fare delle cascate che possano rallentare, è stata fatta una bella discesa per velocizzare le acque. Ma soprattutto vedete l'ansa della strada, che prima era tutto un rettilineo. Con questo sistema si sono risparmiati ovviamente soldi, invece di farli pagare a chi il disastro l'ha provocato. Con questo sistema è bastato qualche blocco messo lì davanti, laggiù, poi qui davanti, poi qua sotto, uno scatolare e la strada l'abbiamo ripristinata. Ma con questo sistema alla prossima grande piena ritorna giù tutto. Qui l'unico sistema era realizzare un ponte, come del resto una volta c'era, va bene, e lasciare lo spazio al canale, perché i canali, quando hanno grandi portate d'acqua, hanno bisogno del loro spazio, punto. E lo stesso poi la gestione della parte di sopra della strada, però qui sappiamo a chi dare la colpa, perché qua è una strada di accesso alle case e quindi va tenuta e va realizzata in certi modi, non così. Qui potete vedere una canaletta di raccolta delle acque di questa strada, ma si vede già di qua che è perfettamente insufficiente, per non parlare di tutta la discesa qui dell'asfalto, non c'è una raccolta dell'acqua, per cui l'acqua si infila lungo la strada comunale. Se ora andiamo un pochino più a monte vediamo un po' meglio di cosa stiamo parlando. Se noi pensiamo che questa canaletta qua possa raccogliere le acque durante le piene, durante le bombe d'acqua, siamo dei perfetti illusi, perché non è veramente sufficiente. Se poi andiamo a vedere come è stato realizzato lo scatolare, vediamo che lo scatolare è quanto? 2 metri per 3, con tutti i detriti che si porta via, che poi qua, se guardiamo bene, lo scatolare in realtà, le acque che raccoglie sono le acque che filtrano, perché l'acqua che scende lungo la strada non ce la fa arrivare. 2,5 per 2, quindi, cioè questo scatolare qua dovrebbe raccogliere tutta l'acqua che cade in questa zona qua,
Quindi ci rendiamo conto che effettivamente non è in grado di raccoglierla, ma soprattutto l'acqua è indirizzata a scorrere lungo la strada. Esatto. Se ne deduce proprio questo, che alla fine loro usano le strade come mezzo di trasporto per le acque. Per le acque. Peccato che quando però le acque cadono in abbondanza vengono velocizzate dal fatto di scorrere lungo le strade asfaltate invece di scorrere lungo i canali, e poi si arriva al punto che prossimamente vedremo altri frane, perché la gestione delle acque meteoriche in questo modo non è assolutamente garantita. Le piccole piogge si passano, le piogge grandi, che sono quelle che ci preoccupano, sono quelle che devono difenderci, cioè che provocano le piene duecentennali, va bene? Quella, in quel caso lì, la garanzia di protezione non ce l'abbiamo. Ma deve cambiare appunto la filosofia della gestione delle grandi piogge, non quella delle piccole piogge, quella delle grandi piogge. Con una strada del genere, questa, e con un ravanetto del genere, questo non è assolutamente garantito. Si può vedere che è un ravanetto recente, perché in quell'antico lo vediamo, è ben assestato, il ravanetto recente tutto è ricchissimo di terre e di piccoli sassi, quindi molto facile anche essere dilavato dalle piogge forti. L'iniziativa sicuramente è interessante, perché ci permette di vedere, ci ha permesso di vedere un aspetto, degli aspetti che normalmente sfuggono agli occhi più attenti. Quando abbiamo parlato di fabbrica delle alluvioni intendevamo proprio questo, perché gli interventi che vengono fatti al monte dimenticano questo piccolo particolare, che in realtà per la maggior parte della popolazione piccolo non è. Cioè gli interventi che si fanno al monte sono legati semplicemente o al ripristino delle strade o all'accessibilità alle aziende che sono al monte, quindi alle cave fondamentalmente, si dimentica tutto il resto, cioè che certe azioni in realtà hanno anche altre conseguenze e che purtroppo conosciamo molto bene, perché avere un record di alluvioni dal 2003 a oggi, ne possiamo contare 4, forse anche 5, insomma qualche dubbio dovrebbe nascere nei confronti dei nostri amministratori, quindi sarebbe il caso di cambiare proprio la mentalità e cominciare a dare altre priorità, in primis alle priorità legate ai cambiamenti climatici, di cui stiamo pagando pesantemente le condizioni. Se non facciamo questo, avremo sempre da doverci difendere in qualche modo, ma senza riuscirci, cioè butteremo al vento un sacco di soldi inutilmente.